Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra avventura su Europa Universalis guardando uno spezzone della nostra live su Twitch. Con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita, potete seguirci in live. Con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici. Quindi, detto questo, vi lascio all'episodio e a presto. I soldi. Dico solo che FM e su FM Cici è sesto in Italia. Complimenti, Cici. Un totale di 70, buono. E non lo gioca più, esatto. Merda, abbiamo perso questo. Leviamo forza ai missionari. Questo è uno dei burgers, estendiamo. Forse i missionari non lo voglio. Continuiamo a prendere terra. Ci stiamo spostando tantissimo. Questo è un parte un piccolo problema perché poi bisogna tornare indietro. Gran Bretagna 20-27 ancora. E qua ci sono 60.000 russi, facciamo attenzione. Perdiamo Ducati. Ci prenderemo un altro prestito. Anche se potrei svalutare un attimino. Per non prendere un prestito, svalutiamo. Basta, sto forza ai missionari. Oh, modificatore fiscale va già bene. Era meglio quello dell'inflazione, ma va bene, ce ne facciamo una ragione. Gran Bretagna 21-27 ancora. Ok. Tech possiamo farle tranquillamente e ci facciamo anche le idee militari ora. A sto punto andiamo direi su un difensive. Così abbiamo un bel... Oh, morale più 15 il prossimo, molto bene perché il nostro morale fa veramente schifo. Più attenzione. Scappano i russi, bene. Uno, due. Mi sto accorgendo che trovo nomi di gente famosissima su giochi che guardo sempre ma che non ho mai sentito nominare. Pace bianca per la Gran Bretagna. Perfetto. E passiamo al 99. Benissimo. Ora si fa pace con la Russia. Il che vuol dire che qua ci prendiamo ancora un paio di terre. Vediamo. Prima facciamo tutte le Uzbekistan. E ce ne doveva dare anche una a noi, però, eh. Ci doveva dare anche Vetluga. Dove cavolo è Vetluga? Qua. Benissimo. Allora, con anche Vetluga, qua non si incazza nessuno. E quindi ci andiamo a prendere qualcos'altro. Vienna probabilmente è troppo cara. Neanche troppo, però... No, questa va alla Danimarca. Linz va a noi. Quindi Teodoro, Uzbekistan. Ok. Va bene così. Poi facciamo riparazioni di guerra. Potremmo fare un'humiliation e un pochino di soldi. Poca roba, soldi, ma va bene. Anzi, no, sì, va bene. Però anche rompergli l'alleanza con la Gran Bretagna, no, bisogna rompere l'alleanza. Niente soldi. Niente humiliation a sto punto. Niente humiliation. Quanto prendiamo già di dimostrazioni di forza? Solo 10.
Punto prendiamo, rompiamo l'alleanza con la Gran Bretagna. Questo è fondamentale. L'alleanza con Venezia anche. E poi i soldi. E se prendessi ancora una provincia sola, ci costa troppo, vero? Ah, Intal intanto la devo prendere perché è il... Ah, però Danimarca, cavolo che palle, ok, come non detto. Se andassi un po' più verso Mosca, con Kasimov tipo... sì, così ci potrebbe anche stare. E mettiamo tutti i soldi. Con 2400 ducati, le terre dovrebbero andare solo a noi e ai nostri vassalli. Teodoro, 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 Uzbekistan, perfetto. Non ce n'è altre di terre da dare? Vediamo. Ulma, Solon, Corea, Svizzera, no, ok, perfetto. Va bene così. Coalizione non dovrebbe essere un problema. Inviamo la pace. Andiamo a pagare la nazionalizzazione delle terre. E soprattutto iniziamo a portare indietro queste truppe che dobbiamo ridividere bene. Quindi ora ci vogliono un po' di anni di tranquillità. Perché non abbiamo riserve e ce ne mancano 25.000 e ne facciamo 12.000 l'anno. Oh, ciao Druido, buonasera, benvenuto. Ah, stavolta me lo sono dimenticato, me l'avevo messo prima. Tanto grazie mille per il raid, arrivi proprio a festeggiare la vittoria. Il Druido. Ok. Comunque tutto è negativo, anche solo just chatting, meno... beh, ho visto che c'è sì, un calo abbastanza importante. Come stai, Druido? Tutto bene? Ah, Pokémon oggi. Come mai così poche riserve? Ciao Simone. Ciao Simone. Allora, perché siamo appena usciti da una guerra molto importante. Abbiamo dichiarato guerra. Ah, aspetta, questo lo rimborsiamo. Abbiamo dichiarato guerra alla Russia e Venezia e l'Ottomano si è infilato dentro. E nella guerra c'era anche la Gran Bretagna, quindi è stata una guerra un po' lunga e logorante. Stai facendo la Soul Link. Non so cosa sia, però me lo vado a rivedere poi perché sono curioso. E quindi bene o male ci ha portato via un po' di riserve. Comunque, benvenuto Simo. Adesso dobbiamo recuperarle un bel po'. E al massimo magari prenderci anche dei mercenari che non abbiamo ancora preso. Per ora economia abbastanza buona. Diamo 30 ducati. Andiamo a vedere se possiamo pagare i prestiti intanto. Uno solo. Certo che se ottomani in questa... Porca troia, oh, mi vuole bene, sono affezionati. Ogni volta che dichiariamo guerra a qualcuno, arrivano in mezzo a romper le palle. Però intanto ci siamo ripresi. Vetluga. Abbiamo ripreso... 3-4 province all'Uzbekistan. Abbiamo preso, che ti sei perso prima, Salisburgo e questa qua che era sempre il Salisburgo l'abbiamo liberata come vassallo e abbiamo vassallizzato... Porca troia, ci hanno pappato la Sassonia, niente, non abbiamo vassallizzato un cazzo. Peccato perché la Sassonia era un bel colpo e ce l'hanno pappata. Non potevamo farci niente. E quindi niente, abbiamo questo però come vassallo, tre province comunque da liberare qua. Bisognerebbe poi prenderne una sola per liberare di nuovo la Sassonia. O questa. Bisognerebbe arrivare fin qua su e liberare la Sassonia. Quindi la condivisione delle conoscenze, questo è un po' un problema, perché a livello economico è un danno enorme.
perché ci davano 11 ducati al mese. Allora, ridividiamo bene l'esercito. Qui sono 12, qui sono 11, 16 e 19. Quindi 11, questi 19 erano insieme, questi erano insieme. Siamo quasi all'estrazione della key. Sì, a quanto siamo? Non me lo ricordo più. Venezia, aspetta. Mi hai appena detto che è scaduta la tregua? E si è alleato con la Gran Bretagna. 17 su 20, allora sì, siamo abbastanza a tiro. La Gran Bretagna non verrebbe, potrei portare dentro Danimarca e Commonwealth, però adesso no, aspettiamo un po'. Aspettiamo un attimo, magari chiediamo, vediamo, 5.500 uomini, 288 ducati, 171 ducati, 4.000 uomini. Chiediamo 170 ducati, 5.000 uomini. Li mettiamo insieme. Torniamo in negativo di 22 ducati. Ah, per i rinforzi, giustamente. L'altro esercito è quello qua. E ora dobbiamo recuperare riserve e ci costerà parecchio. Però intanto tiriamo giù e prima le accumuliamo perché sennò sprechiamo soldi e basta. Intanto li ho messi tutti e due in addestramento, quindi contano comunque con morale al massimo come costo. Confischina che ci fa sempre comodo. Dobbiamo fare campi di addestramento qua. Ok, ma 1900 uomini non fa neanche schifo. Allora, abbiamo un paio di ribellioni, ma solo piccoline, non particolarmente importanti. Adesso recuperiamo un po' di riserve e poi ci rimettiamo di nuovo all'assalto in Europa. Quasi quasi si potrebbe poi andare a iniziare a recuperare i Reconquest di Ingolstadt, perché sono Ulm e Baden. E in questo modo ci permetterebbe di accumulare poca espansione aggressiva. Adesso dobbiamo far scendere anche la coalizione, intanto. E poi vediamo. Eventualmente l'ottomano con tutte alleanze abbastanza sfigatielle, però non abbiamo. Vabbè, ci abbiamo tregua ovviamente, quindi non vengono a darci una mano. 11.000 uomini ancora. Ecco, la perdita della Sassonia mi fa rodere un bel po'. C'è la Persia. C'è la Persia Transoxiana, che volendo la si potrebbe attaccare per i Reconquest, però i nostri alleati non vengono. E adesso da solo non ho voglia né la forza di sostenere una guerra intera. Dovremmo puntare anche un po' a migliorare la nostra economia, tipo qua. Vorrebbero i 200 ducati per rinforzare questo centro del trade. Abbiamo perso tantissimo anche a livello di commercio. Allora, qua abbiamo Teodoro, Venezia e Russia. Abbiamo perso l'embargo con l'ottomano? Perdiamo legittimità intanto. Divisione delle conoscenze, sempre nessuno, vero? No, sì, uno. Chi? A Kazan. Vabbè, intanto dammi un ducato, Kazan. Guadagniamo 3,39 nonostante il mantenimento al massimo. Ora
Allora, qua abbiamo volendo un costo costruzione, costo sviluppo, attualmente non ci interessa. Modificatore mantenimento, ottimo. Bene. E potremmo fare un po' di reti di spionaggio. Francia siamo sempre uguali, vero? Devo chiedere a loro qualcosa, mi sono dimenticato. Devo anche chiedergli, giocarci questi favori qua per chiedergli dei soldi. Oppure gli uomini ci davano quanto? Non lo so. Ah, tanto abbiamo opinione troppo bassa, quindi niente. Facciamo una cosa. Mettiamo intanto di migliorare le relazioni e di attirare favori. Cerchiamo di fare qualcosa di più utile, effettivamente. Tipo, per ora una cosa utile potrebbe essere fare una rivendicazione, una rete di spionaggio in Russia. Questa è sempre cosa buona e giusta. E fare una rete di spionaggio su Ulm, visto che potrebbe essere il nostro prossimo obiettivo. Ok. Ora, 1624, siamo un bel po' indietro, eh? Però qualche terra in più l'abbiamo presa, comunque anche qua. Abbiamo preso qualche terra in più e abbiamo vassallizzato questo, vediamo. Ora poi studiamo anche un po' qualcuno da liberare per tenere altre reconquest. Questo è Ingolstadt, lo sapevamo già, il Palatinato c'è però. Questo è una monoprovincia, non mi interessa assolutamente. Memmingen è un monoprovincia. Württemberg anche, no, qua non è che c'è granché, sarebbe quasi da vassallizzare l'Austria. Che qualcosina, no, però anche lei ha poca roba, principalmente roba nostra. Ok, nel mentre che va avanti ci studiamo un attimino questa zona, però sì, niente di speciale per ora. Asbach è monoprovincia. Revere è bello grande, eh. Qua 1000 uomini ci potranno pensare da soli. Stiamo rischiando di perdere ancora lo status di grande potenza. Siamo ancora un po' indietro. Ma cercheremo di fare un po' di sviluppo, comunque di prendere delle terre o annettere, perché poi in effetti ci sono anche dei vassalli che attualmente sono abbastanza pieni, come l'Uzbekistan. L'Uzbekistan ha ancora qualche reconquest, ma principalmente qua nella zona Chagatai. Chagatai che è alleato con Afghanistan. Potremmo quasi fare una guerra lampo in quella zona, andare a prendere le ultime e poi annettere Chagatai. E qua ci prendiamo. Eh no, questo è un P3, ci prendiamo reputazione diplomatica. E il morale più 15, ottimo. Quindi potremmo muovere intanto i nostri uomini in questa direzione. Così, intanto sono reconquest, non costano niente a livello di espansione aggressiva. E poi è tutto sviluppo gratis che recuperiamo. Tanto Chagatai abbiamo detto che è alleato con Afghanistan e Zungari. Zungari non so dove sia, l'Afghanistan è qua sotto. Proprio qua, piccolino, quindi a lui ci pensiamo subito. Prendiamo un esercito, lo portiamo qua. Ciao Silde, buonasera. Come stai? Qua mettiamoci il 4 di assedio, così ce lo portiamo giù.
Anche se non viene nessuno, tutti i reconquest sono 6 province. 7 province vanno benissimo. Quindi Afghanistan, Zungari dov'è? Ah, merda. Ok, vabbè, lui cercheremo. Vediamo. Tanto non dobbiamo fare un'annessione, dobbiamo semplicemente prenderci qualche terra e, se ce la facciamo, buttare fuori l'Afghanistan prendendo dei soldi. Così da ottenere del sviluppo in più, poter annettere l'Uzbekistan perché l'abbiamo recuperato tutto. Andiamo a prendere intanto la capitale. Questo è il war goal. Quindi puntiamo a capitale Balkh dell'Afghanistan, così almeno vediamo di sbattere fuori loro, prendere soldi. E girarci poi in questa zona. Unire velocemente anche questa, tanto qua loro sono molto pochi. Noi intanto facciamo degli staterelli. Anche in Tirolo. A Balkh l'abbiamo già presa, perfetto. Prendere anche l'altro forte. Afghanistan già al 51%, ma con un assedio 4 di certo si fanno abbastanza velocemente. Malcontento più 2. Siamo a meno 14, con un forte di livello 4. Qua era solo 1, quindi eravamo già in positivo. Ok, vediamo se qui ci va per caso. Kazan. Ottimo, siamo già a più 7, dai. Dove abbiamo i ribelli? Eccoli qua. In Austria, va bene. E questi qua invece in Russia, va bene. Ci pensiamo al nostro ritorno. Qua siamo già al 71%. Dai. Perfetto, una provincia legittima. Ciao mamma, buonasera, come stai? Bene, andiamo a prendere il war goal e staterelli. Dovremmo migliorare un pochettino anche la questione economica. Meno 100 ducati o malcontento e merci prodotte. Dove? In Istria. In Istria va bene anche il malcontento. Io abbastanza, dai, non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo. Allora, qua prendiamo soldi. Sono 200 ducati, poca roba, vabbè. Village Capital, non so se lo voglio. Sì, perché tanto è meno 0 a tutti, quindi va bene. Riparazioni di guerra, transfer trade, no. Tanto laggiù non ci interessa. E a sto punto mi levi un'alleanza, che boh, una qualunque. Sono d'accordo con la SID in ogni caso. Anche solo per cavalleria. Ora prendiamo questo. C'è già dei bei ribelloni. Stai bestemmiando con i calciatorini. Come sta procedendo la tua partita? Cerchiamo se possiamo di non prenderci i ribelli in faccia. Sicuramente, come dice la SID, sono molto d'accordo. Ah, però ci vanno a prendere il war goal. No, il war goal ce lo dobbiamo tenere noi. Quindi ci tocca tornare indietro e farli fuori anche i ribelli. Bravo Kazan, che intanto sta assediando. Non morale abbastanza importante, però disciplina bassa. Allora, 4% lo rimborsiamo. Fine della tregua con l'ottomano.
Andiamo a imbargarlo subito. Speriamo che non si fili anche in questa di guerra. Romano che ha 350.000 uomini. Economia è un po' in embargo. Ok. E qua Zungari dovrebbe, quando possibile, uscire. Questa è una squadra di miracolati, se insieme con la colla sono andati davvero troppo bene per quel che sono. Ah, non so come sia, non so come sono stata prima in classifica per quasi tutto il campionato, siamo a fine stagione, sono scatafasciati. Ok. E in classifica come sei finita? Eh no, non puoi mollare adesso, sono d'accordo. Ok, fine tregua con Norimberga. Qui magari sarebbe bello anche che smettessero di fare coalizioni. Secondi, ok. Allora, Zungari non esce. Andiamo a prendergli un forte, così almeno esce anche lui. Con lui, però ovviamente con 4 di assedio. Questo per il logoramento, ok. E tieni duro. 1, 2. Meno 14 già, eh. Così poi iniziamo l'annessione dell'Uzbekistan e aumentiamo un po' i nostri confini. Qua siamo usciti alla fine, sì. Siamo ufficialmente fuori dalle grandi potenze. Confidiamo di rientrarci, però, dopo l'annessione dell'Uzbekistan, sicuramente. Comunque l'Uzbekistan un bel po' di sviluppo ce l'ha, eh. Tregua con la Gran Bretagna scaduta. Avanti. Oh, Zungari esce adesso. Esce, però se ormai finiamo l'assedio, così ci dà più soldi. Perfetto. Quanti soldi ci dai? 200 ducati. Vabbè, non buttiamoli via. Perfetto. E direi... Transfer trade non ci serve... Questo è troppo. Ok, due alleanze, via. Ora vediamo. Ora, quello che vorrei fare è 1, 2, 3, 4 province, 5, 6 avevano detto che erano in totale. Perché me ne manca una? Me ne manca una, allora. Uzbekistan. 1, 2, 3... Questa è una sola. 4, 5, 6, sì. Manca solo Kobdo. Perché non c'è qua Kobdo? Anche se devo dire Civilization può avere il suo perché. Europa Universale è un vero mistero. Non mi sono mai piaciuti i giochi a turni. Ma questo non è a turni. Perché occupate i ribelli. In effetti è un RTS, quindi è in tempo reale. Puoi mettere in pausa, però non è effettivamente a turni. Invece Civilization è proprio a turni, sì. Non hai capito una fa... E non vedi che proprio... Cioè, si muove tutto in tempo reale. C'è qua il... la data che va avanti e che possiamo mettere in pausa. Però se no è in tempo reale. Io forse l'avrei apprezzato di più a turni, perché mi piacciono di più. Ma è il mio gusto personale. Ok, allora. Ora posso anche restituire Kobdo? Me lo concedi? Sì. Uzbekistan, perfetto. 6 terre, magari gliele connettiamo. Quindi questa la diamo all'Uzbekistan. Così che possa annetterle.
Poi Village Capital, che schifo non fa, tutti i soldi e riparazioni di guerra, transfer trade. Crede avere grossi problemi con le strategie militari. Allora, secondo me è una questione di allenamento e poi impari, perché come hai imparato a giocare a un gioco di calcio che non ti piace il calcio, puoi fare qualunque cosa. Ora che l'Uzbekistan è bello completo, è un bel serpentone, lo andiamo ad annettere. Quindi, influenza, esige annessione. Quanto tempo ci vuole? 1600. Solo 7 anni. Annetti subito. Ribelli dove? Lienze, ok. Vabbè, perché abbiamo 6 di reputazione diplomatica, quindi grazie al cazzo che ci mette poco. Detto in francese. Allora, questa è quella in montagna, ce lo teniamo come forte. Questa in collina ce lo teniamo uguale. Ne abbiamo anche qua un altro in montagna. Quasi quasi qua un altro forte ce lo facciamo quando mai avremo, se mai avremo i soldi. Ok, tanto procediamo. Fine condivisione conoscenze con Kazan, però possiamo condividere ora con un sacco di province. Gli Oirati ci danno 0,97. Quanto sono ricchi? 5, questo non male. Mi sa che 5 ducati saranno quelli che prenderemo. Assolutamente sì. Quindi Liang, 5 ducati. Tu, perché sei fermo, torna indietro. Allora, uno di innovazione? Beh, certo. L'innovazione gratis si prende sempre. A proposito, qua dobbiamo iniziare a ridurre, che mi sono anche dimenticato. Tipo, possiamo iniziare a ridurre questo. Questo dà invece. No, ok, solo questo. 5 di lealtà, 10 di influenza. Proprio due relazioni diplomatiche per ora ci serve. Anzi, e dobbiamo mettere anche questo qua dell'annessione. Però possiamo iniziare a levare qualcosa. E anche nei cosacchi 10-10, 5-5. Tanto stiamo iniziando a ritornare verso lo zero. Di dimostrazione di forza, andiamo a insultare un rivale. E perché proprio l'ottomano così? Perché l'ottomano ci sta sulle palle. Ok, ora noi flotta non ne abbiamo più, quindi andiamo via a piedi, diciamo. Via terra. Eccoli. Andiamo a pescarli con quelli che abbiamo appena iniziato a portare verso la zona europea. E ne abbiamo anche uno, Kasimov. Kasimov che è lì sopra. E questi due. Eccoli, erano scomparsi. Li portiamo qua a Kasimov. Qua abbiamo detto che finisce settembre 34, quindi solo 6 anni. Adesso appena annettiamo sicuramente diamo un bel boost. Manovra dei generali più uno.
Venezia eventualmente non ha stretto alleanze importanti. Gran Bretagna sempre non entra, perché è ostile, ha un bel po' di debiti e riserve militari basse. Potremmo sfruttare Marocco, Danimarca e Commonwealth. Vediamo un po'. Commonwealth, quanti favori hai? 41. Danimarca, 94. Potremmo fare così. Venezia, facciamo fare tutto a Marocco e Danimarca. Però se entra la Danimarca entra anche la Gran Bretagna, quindi col cacchio. Quindi niente Danimarca, entra il Commonwealth. O senza. Volendo anche senza. No, però a Commonwealth così noi non facciamo un bel niente. Ci prendiamo... potremmo fare un... tanto non voglio prendere territori. Facciamo un humiliation. Tanto prendiamo soldi, transfer trade, sì, va bene. 1 e 2. Ok, e chiediamo al Commonwealth di venire qui. All'Ungheria qui. E al Marocco a Ravenna. Perfetto. Così almeno facendo tutto loro noi siamo a posto. Non dobbiamo fare un bel niente. Non perdiamo uomini. E poi ci prendiamo i soldi. Venite qua a rinforzo. Io il Marocco lascerei combattere in Tunisia. Sì, hai ragione. È vero. Mi ero dimenticato della Tunisia. Il bello è che ci ho pensato, ho detto così sistema la Tunisia e poi non le... Quello di venire qua, hai pienamente ragione. Così ci faccio andare i soldi anche dalla Tunisia. E quante navi al Marocco? Aveva il Marocco. Così almeno Commonwealth Ungheria pensano da soli a Venezia. Noi non facciamo un bel niente. Liberiamo Lienz, semmai. Lienz. E poi recuperiamo con calma le nostre riserve. E poi ci faccio andare transfer trade e... come si chiama? Riparazioni di guerra. Quasi quasi potremmo anche fare un humiliation se ce la facciamo. E i soldi in base anche alla nostra percentuale. Per ora abbiamo un 41% ma scenderà molto velocemente. Guarda, di nuovo Berg, sempre imperatore. Se andiamo per ora i monopoli, poi sono gli ultimi che leveremo. Non c'entra, lo so, ma niente, ho raggiunto i playoff con 3 anni di anticipo. Cosa intendi con 3 anni di anticipo rispetto a quello che ti avevano dato come obiettivo? Beh, molto buono comunque. 200 ducati? Sì, perché tanto qua autorità patriarcale ne abbiamo per i beati per ora. Rispetto alla richiesta della dirigenza, beh, molto buono. Kazan meno 50, fa lo stesso. Per me per ora l'importante è mantenere alto con Uzbekistan. Reputazione diplomatica più 1, ottimo, così annettiamo ancora più velocemente. Invece di febbraio 34, vediamo, dovrebbe velocizzarsi. Non so come ho fatto, probabilmente ho culo a comprare giocatori, ma allora, io penso che comunque in FM il culo conti poco, perché ti dà tutti i dati per poter scegliere con saggezza. Allora, beh, 4 di sviluppo gratis lo si prende sempre, anche a costo di un pacco di malcontento. Comunque la ragione te non ha senso giocare a meno di offensivo. No, positivo anche puoi giocare, però offensivo o positivo, a mio parere. E Commonwealth, però datti una mossa, perché qui non volevo far niente io. Non voglio doverla fare io sta guerra.
L'unica cosa è che forse ho cannato con il Wargol perché prendere Venezia e Venezia non la prenderemo mai. Oh no, vabbè, ce la faceva da solo. Però vabbè, magari non faremo un 100%, me ne farò una ragione. In ogni caso, comunque, potremmo fare una buona percentuale di vittoria qui, giustamente, se il Marocco non si fa occupare dalla Tunisia. Ok. Ospitalieri? No. Siamo sempre 1-9. Potrei quasi levargli anche il controllo del clero. Questo dà più 5 di morale. E più 5 se la nazione è in guerra con eretici o pagani. E se è in pace per 15 anni invece dà un meno 15. Quindi potremmo levare il controllo del clero. Così almeno dovremmo essere esatto, in positivo di assolutismo e iniziamo a farmarlo un po'. Siamo al 1630, siamo esattamente a metà gioco. Più o meno, l'abbiamo passato da qualche anno. Non lo so se ce la faremo, eh. Sono tante queste province. Soprattutto hanno uno sviluppo altissimo, cioè questa 56 Lipsia, continuano a pomparla. Ma siete matti? 56 per un'unica provincia. Ulm con chi è ancora in quella coalizione con noi? Vabbè, in realtà ha 43, quindi non dovrebbe più mandarci. Non dovrebbe più essere in coalizione. A breve dovrebbe uscire. Allora, Tunisi. Bravo, il Marocco che si è liberato, ha preso il forte di Lekef, ora è su Tunisi. Caduto Tunisi, proviamo a fare una pace. Gli ospitalieri sono già stati trasferiti a Malta. Perché Rodi è mano ottomana. Prendiamo il malcontento meno 2, dai, così non si ribellano qua. Meno 0 mezzo. Secondo te sì, ma ce la faremo a prendere tutte le terre? Abbiamo meno di 200 anni per far tutto, eh? Quando poi hai voglia fammi un riassuntino di questo gioco, spiegami in poche parole cos'è e come funziona. Allora, questo gioco praticamente è uno strategico in tempo reale. Asimmetrico, dove ogni nazione è diversa dalle altre. L'obiettivo dipende, nel senso che te lo puoi dar te, come puoi seguire degli achievement. Noi attualmente stiamo seguendo un achievement e quindi te la vai a fissare un po' te la partita. E in base a come va, puoi eventualmente poi raggiungere altri obiettivi. Eccetera. In 200 anni manco riusciamo a riprenderci la Corsica. Riassuntino, noi siamo partiti con questa provincia che era nostra, eravamo solo questa e ci siamo espansi un pochettino qua, abbiamo due vassalli, Kazan e Uzbekistan, e abbiamo fatto un salto qua in Europa perché il nostro obiettivo è di prendere tutte queste terre, ora te le faccio vedere, sono tante. Dov'è? Devo prima trovarlo. Sempre menando gente e principalmente sì. Principalmente. Ah, questo, eccolo qua. Tutte queste qua evidenziate. Sono tante. Però il tempo. Non lo so se ce ne abbiamo abbastanza. Noi ci proviamo, facciamo il massimo. Intanto è già buono che comunque alla prima non abbiamo perso, non siamo morti per ora. Però adesso dobbiamo spingerci in questa zona. Dobbiamo dedicarci solo a questo. È troppo pacifista.
E vediamo, ci vorrà il suo tempo, però vediamo. Magari Tunisi ora. Tunisi ci darebbe anche una pace discreta, però facciamoli finire ancora su assedio.